E rieccoci. Rocco, devi restare qui perché dobbiamo sopperire a una pecca. Perché tra tante targhe, io purtroppo tra tanti premi, ovviamente io chiederei anche di immortalare con qualche foto questo momento. Abbiamo dimenticato il premio, abbiamo elencato il premio per la persona più anziana, per quella più giovane, per quella più rumorosa, e manca il premio Belli Capelli. Capelli d'oro! I partecipanti, ma potrebbe partecipare anche Davide volendo. No, ci sono loro, va. Benissimo, ci vorrebbe una giuria adesso, una giuria popolare che decreti insomma il vincitore. Sicuramente va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu ce l'hai i capelli, quindi puoi fare la giuria, c'è il giudice. Allora, chi è più fiero della propria capigliatura, tu che non conosci il gruppo? Secondo me lui. Lui è fiero. No, non cominciamo con i ricorsi. La votazione. C'è anche lui. Oreste aveva il cappello che mimetizzava tutto ciò. Allora, ad alzata di mano votiamo chi? Noi. Ragazzi, dobbiamo votare un attimo, venite qua. Allora, il primo dovete fare una piccola sfilata. Arrivare qui. Ok. Allora, tu sei? Allora, Ciro, torna a posto. Allora, il primo partecipante del primo premio internazionale. Ce l'abbiamo una storia di capelli, una musica di capelli? No, io, Nicolò Fabi, i miei capelli, te ricordi? Vivo sempre insieme ai miei capelli. Ok. La prima edizione del premio Belli Capelli nasce qui a Melito Erpino. Il primo che sfila è Ciro. Un po' di musica, regia, ce l'abbiamo. Alzata di mano per Ciro. Chi vota per Ciro non può votare per nessun altro. Quanti voti riceve Ciro? Un voto per Ciro, eccolo lì, uno per Ciro. Secondo partecipante, lui è molto fiero, torna indietro, annunciatemi il nome. Allora, secondo partecipante, Raffaele Leone. I voti per Raffaele Leone, la sua capigliatura. Tre voti per Raffaele. Terzo, lui non curante proprio, si è trovato qui per sbaglio, sei? Marcello, direttamente da Cuba, arriva Marcello, chi vota per Marcello? Un voto per Marcello, nessuno vota per la capigliatura di Marcello, lui voleva mimetizzarsi, ma il cappellino lo ha tradito. Una folata di vento lo ha tradito. Arriva Oreste, votiamo per la capigliatura di Oreste. Ammazzacela Ola, tripudio per Oreste. Ragazzi, qua non c'è sfida, a meno che lui non capovolga proprio la situazione. È il momento di Euplio. Un momento per Euplio, facciamoglielo ricordare. Votiamo. Euplio. Quindi chi manca? Lui? Tu sei? Maurizio, chiudi in bellezza. Ovviamente una pettinata non guasta mai. Maurizio qui, prima edizione del premio Belli Capelli. Abbiamo finito. Io mi sono persa un po' con i nomi. Chi ha vinto? Ha vinto l'ultimo. No, lui. Lui ha vinto. No, non ha vinto. Ha vinto lui. Chi ha vinto? Chi ha ricevuto più premi? Siete tutti uguali con questi capelli, raga, io non vi riconosco. Raffaele, quindi il premio se lo aggiudica Raffaele, giusto?
No, c'era uno che aveva avuto la ola. Di parte. Ah, perché? Imbroglia. Va bene, tra Raffaele ed Oreste, dai. Un applauso. L'anno prossimo voglio vedervi ancora con meno capelli, mi raccomando. No, meno capelli l'anno prossimo, meno capelli. Ovviamente l'anno prossimo ci sarà un buono presso i nostri parrucchieri per voi. Grazie ragazzi. Arrivavano fino al mare. Belli capelli e nessuno li può tagliare. Belli capelli, capelli d'oro, e in mezzo a tutta quanta quella gente mi sentivo solo. Capelli d'oro, che sei partita e chi lo sa se torni. Belli capelli che mi tradivano tutti giorni. Capelli come autostrade, la mattina sopra il tuo cuscino, che quando tira vento diventano i capelli di un ragazzino. Capelli così lontani che nessuno li può vedere. Capelli così sottili che basta niente che li fai cadere. Belli capelli, capelli bianchi che si fermarono a una fontana a pettinare gli anni. Capelli stanchi dentro allo specchio di un bicchiere di vino. Belli capelli che stanotte è notte ma verrà mattino. Come la mia moto,
sei proprio come lei. Andiamo a farci un giro, fossi in te io ci starei. Ci starei. Sei come la mia moto, sei proprio come lei. Andiamo a farci un giro, fossi in te io ci starei.